Bentornati in Historia Multimedia e oggi siamo qua per continuare il nostro esercizio di lettura sulle pergamene medievali della terra di Bari nello specifico, e ci troviamo dinanzi a un documento innanzitutto privato e ci aspettiamo di trovare, perché nel registro c'è scritto così, quindi mi aspetto di trovare una vendita. Infatti i coniugi Mele, dice la SAB, afferma il registro, registro significa sintesi del documento, i coniugi Mele vendono, ovvero questo e questo, ok, vendono a quest'altro tizio delle terre, ok, al prezzo di 2 soldi costantini. Quindi ci aspettiamo di trovare questo in questo bellissimo documento. Torno qui a dire, molto fine, ribadisco che Historia Multimedia nasce con l'intento, sì, è vero, di raccontare un po' di storia, ma soprattutto nasce con l'intento di fare esercizio di lettura, cioè che cosa significa? Che ho acquisito nel corso che ho seguito, nei corsi, insomma, che si seguono per imparare a leggere i documenti medievali, ho acquisito determinate competenze, ovvero quello di saper leggere una scrittura diversa dalla nostra. Questo non implica però il fatto che un titolo di studio dica effettivamente che tu una cosa la sappia fare, quindi per saperla fare effettivamente tu devi esercitarsi ed esercitarti. Ed è proprio questo quello che faccio in questo canale, fondamentalmente esercitarmi a leggere quello che c'è scritto al fine di poter potenziare, al fine di poter diventare sempre più brava nella lettura di questi documenti, di questi fogli membranacei e di queste cose qui che sono fondamentalmente testimonianze del passato. Infatti, il nostro documento risale, come la SAB sempre afferma, al 1001. Ci troviamo in gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, in maggio, quindi ci aspettiamo di trovare anche un maggio. Però adesso tutte queste informazioni nel documento privato sono contenute nel protocollo, in quello che abbiamo chiamato protocollo, che è la prima parte del documento stesso. Segue al protocollo il testo e infine troviamo l'escatocollo, che è la parte conclusiva del documento. Ci sono una serie di elementi che già ci fanno comprendere che siamo dinanzi ad un documento che possiamo definire privato. Quali sono questi elementi? Gli elementi sono, numero uno, il fatto che sia stato scritto il documento in questo modo, cioè la scrittura corre parallela al lato corto. Inoltre abbiamo degli indizi, come ad esempio il segno di croce qui in alto a sinistra. Il fatto che la scrittura stessa, così come la vediamo, forse una beneventana e una scrittura in uso nei documenti privati, e quindi non è una scrittura di cancelleria, o meglio, la beneventana è una scrittura di cancelleria, una scrittura che serve a scrivere i documenti, però questa forma qui, come si presenta questo documento nello specifico, appunto, collezionando i vari indizi, ci fa pensare ad un documento, come dicevo, privato. Il segno del notaio, quindi questi ghirigori, queste spirali, queste 3 spirali, questo è il segno del notaio. E inoltre quello che ci fa dire che questo è un documento privato, le sottoscrizioni ego, 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 con i segni di croce prima dell'ego. Ora, iniziamo quindi con il nostro esercizio di lettura e di interpretazione anche, perché mentre leggiamo
cerchiamo di comprendere anche il contesto del documento stesso e dicevamo cosa? Non mi ricordo. Ok, dicevamo, non mi ricordo. Vabbè, dicevamo che siamo dinanzi ad un documento privato. No, volevo dire un'altra cosa. Ah, quello di cui ci occupiamo, lo ribadisco e lo ridico, quello di cui mi occupo, quello che studio, cerco almeno di studiare, cerco di fare, è lo studio del documento. Il documento, che cosa è? Il documento, secondo Cesare Paoli, possiamo trovare questa definizione all'interno di questo manuale, scritto da Alessandro Pratesi. Il documento è una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilato da con l'osservanza di certe e determinate forme, le forme, che poi sono queste cose qui che abbiamo visto, ovvero gli elementi estrinseci di cui abbiamo parlato ora, ma anche gli elementi intrinseci, perché rispondono questi documenti ad una compilazione. Rispondono a dei formulari, per esempio, forse questo non nello specifico perché è un po' più vecchio, tra virgolette, però successivamente nascono queste cose qui che si chiamano formulari che i notai, per esempio, seguono al fine di rispettare proprio queste forme che sono intrinseche ed estrinseche, le quali sono destinate a procurar le fede e a darle forza di prova. Quindi quello di cui ci occupiamo non è un'opera artistica, non è un'opera letteraria, un'opera filosofica, ma bensì un documento, cioè si analizza un singolo foglio, nel caso membranaceo, cioè questa è pergamena, ok? Si analizza questo foglio unico e solo che dice una cosa che avviene nella realtà, quindi non un fatto di fantasia, ma è una testimonianza di un fatto di natura giuridica, quindi significa che questo fatto è successo, cioè significa che due persone, nel nostro caso i coniugi Mele, due persone, vabbè, una persona si è messa d'accordo nella realtà con un'altra persona, questo qua, al fine di fare un qualcosa che poi ha delle ripercussioni nel mondo, nella società, cioè questo bene da essere loro passa a lui, quindi succede un qualcosa nella realtà che questo documento testimonia, che noi chiamiamo fatto giuridico nel caso. Ok. Le tipologie di documentazioni possono essere quelle private, per esempio la vendita, il testamento, quando uno muore e deve lasciare qualcosa, oppure sta per morire e deve lasciare qualcosa ai suoi eredi, oppure può essere una compravendita, oppure può essere una concessione, tante, tante tipologie, ok? No, una concessione è più facile trovarlo nei documenti pubblici che privati, però vabbè. Un fatto tra due persone che succede, la vendita di un qualcosa è proprio il fatto tipico, ecco, di un fatto di natura giuridica. Facciamo un esempio. Oggi è la stessa cosa vale oggi, che okay? Io non ho soldi, sono povera, però ho una casa. Che cosa decido di fare? Decido di vendere la mia casa. Quindi vado prima dall'agente immobiliare o nel caso vado a Tuttomilelire, compro il vendesi, lo metto fuori alla mia casa,
dico che questa casa è in vendita, viene un tizio e mi dice: guarda che sono interessato al tuo bene, io decido di venderlo, il bene, quindi che faccio? Vado dal notaio al fine di poter creare un documento che dica che questa cosa qua succede. Lo rendo formale, l'atto che sto facendo, o meglio il fatto che succede nella realtà, io lo rendo formale tramite un atto, che non è nient'altro che questa cosa qua. Che anche oggi si fa, solo che prima si faceva così e oggi si fa in un altro modo, cioè con le forme, mediante le osservanze di queste forme, che anche oggi esistono, se si va dal notaio si vede che anche oggi esistono, ma sono cambiate, per dare forza di prova al fatto, d'accordo? Perché io domani mi sveglio e dico: non è vero che ti ho venduto questo bene, il bene è mio. Non c'è scritto da nessuna parte e quindi il bene è mio. Mentre questo documento dice proprio che un tizio ha venduto ad un altro tizio un affare. Tutto qui. Questo è e questo è quello che dobbiamo dire. E questo è quello che, insomma, si fa. Ecco perché serve la forza di prova, tra l'altro. Ecco perché servono i formulari, ecco perché servono una serie di questioni per dire che è proprio vero che tu mi hai dato dei soldi in cambio di un bene. Perché se no sulla parola il fatto succede, il fatto succede. Però non è scritto da nessuna parte e quindi appunto mi posso svegliare la mattina e dire: no, guarda che questa cosa non è mai successo. Di solito, anche nella nostra contemporaneità, quindi anche nei documenti, quelli della nostra epoca contemporanea, il documento si divide in tre parti, ovvero vi è un protocollo, un testo dove si spiega la questions in breve e un escatocollo. Nel protocollo, di solito nei documenti pubblici, nei documenti privati, noi troveremo i segni di croce, l'invocazione simbolica, l'invocazione verbale, eccetera. Troveremo la datazione nei documenti privati, mentre nei documenti pubblici possiamo trovare l'autore, il destinatario dello stesso atto, cosa che nel documento privato troviamo nel testo. In questa situazione qui, cioè nella situazione del contesto barese, quindi ci troviamo in un contesto che è questo, d'accordo? Mi raccomando, perché la storia non si fa in generale per tutto il mondo. Io sto parlando della terra di Bari, cioè sto parlando di questo contesto qui. Bari, sto parlando di Bari, cioè sto parlando di questa terra qui. In questa terra qui si scriveva in questo modo, in questa terra qui si scrive l'invocazione simbolica e verbale, dopo si scrive il destinatario e così via. Se noi dovessimo spostarci in un altro paese del mondo, non lo so perché non li ho studiati, quindi non lo so se si fa così, però vi posso dire che a Bari si faceva così, quindi qua in questa micro porzione di mondo piccolissima che si chiama Bari, si fa in questo modo. Ora, ovviamente le cose cambiano, non cambiano di molto, però in altre porzioni d'Italia possiamo, in altre parti d'Italia possiamo trovare contesti, fatti, situazioni, scritture che non sono queste. Per esempio, questa molto probabilmente è una scrittura che possiamo chiamare Beneventana. In altre parti del mondo, del mondo, vabbè, anche dell'Italia, non troveremo la Beneventana. Per esempio, troveremo altre tipologie di scrittura, però noi. Almeno io faccio esercizio su queste tipologie qui. Mano a mano che studio, mano a mano che faccio esercizio, potrò dedicarmi anche ad altro, però momentaneamente mi sto esercitando su questo, anche perché lo studio è complesso, è uno studio difficile, è uno studio che vedi ad una vita dedicata fondamentalmente ad uno studio del genere, che poi si fa per hobby, è un altro discorso, però vabbè. Poi ne parliamo dell'hobby. E nulla, quindi dicevamo questo. Ora, i documenti anche i documenti contemporanei, come dicevo prima, si dividono in queste tre parti. Quindi di solito troviamo le tre parti. Nell'escatocollo noi ci mettiamo, quando firmiamo, datiamo
la data topica e cronica, la mettiamo nei documenti contemporanei, di solito qua nell'escatocollo. Nell'escatocollo, in questo caso, troveremo le sottoscrizioni, cioè ovvero queste persone che firmano come noi, che firmiamo prima di dire sì, guarda, sono proprio io che sto dicendo questa cosa qui, non è un altro, sono proprio io. I testimoni sono fondamentali perché dicono che poi il fatto è successo veramente, che non è tutta un'invenzione di un tale che si sveglia la mattina e decide di fare una cosa. Oh, e questo è un fatto. Ora dobbiamo quindi datare, le cose principali che dobbiamo fare è datare il nostro documento, quindi qui andremo a riportare, appena la leggeremo, la data cronica e topica. Poi faremo il registro, che sarebbe questa cosa qui, a noi è già dato, diciamo così, però cercheremo di farlo da soli. Quindi una sintesi del documento, dopo averlo trascritto, letto e tradotto, perché ovviamente questi non parlano in italiano, parlano in un italiano diverso dal nostro, in un mezzo latino, ecco. Poi faremo un approfondimento sulla lingua medievale, che è una lingua in trasformazione. Dal latino si passa alle lingue regionali, quelle che poi diventano italiano, francese, spagnolo e così via. Quindi la sintesi del documento, che cercheremo di fare da soli dopo aver tradotto il documento stesso. Dove sta il documento? E naturalmente se una copia e la tradizione, ecco, del documento stesso, cioè ovvero come ci viene consegnato il documento, in quale forma, il capitolo del Pratesi che racconta questo è l'undicesimo. Quindi come ci viene consegnato in copia, in originale, nel caso, vabbè, io qui ho scritto originale. Ci viene consegnato come una bozza, quindi una minuta e così via, cioè ovvero come si è conservato. Quindi qua scriviamo originale, scriviamo dove lo possiamo andare a trovare, cioè se uno lo vuole proprio concretamente toccare, dove va? Va qua, alle pergamene, al capitolo metropolitano di Bari. Scriviamo che è un originale, quindi mettiamo la A. Se fosse stata una copia, mo non lo so se è una copia, vabbè, comunque facciamo finta che sia un originale. Mettiamo che qui mettiamo B al posto di A, e così se è copia di copia mettiamo C e così via. Però noi facciamo finta che sia un originale. Poi descriviamo il documento, come è arrivato fino a noi, in quale stato di conservazione, come si presenta. Quindi diciamo che il documento è scritto su un foglio di pergamena, è abbastanza buono, tranne per questo foro piccolino che sta lì, però non preclude la lettura. Quindi scriviamo il documento è vergato su un foglio che possiamo definire membranaceo. In ottimo stato di conservazione. Eccezione fatta per un foro sinistra. Ok, quindi quello che dobbiamo trovare mo sono queste due situazioni. Se
le situazioni, poi ci troviamo. E naturalmente questa è la tripartizione. Sicuramente da questo en ego inizierà il testo, ovvero la seconda parte del documento dove si spiega il fatto, che cosa sta succedendo. Bene, andiamo avanti. Un po' di musica. Eccessiva la musica? Non lo so se è eccessiva. Dall'inizio, no, ne sentiamo un'altra, mettiamo questa. Circo. Questa. Vediamo questa come. Va bene. Allora, iniziamo la nostra, come dicevo, trascrizione. E qui abbiamo un segno di croce che si presenta. Una croce che possiamo definire latina, con quattro puntini all'interno degli angoli retti. Quindi ci mettiamo una croce, scriviamo che cosa è. Si vede? Sì. Questa è una invocazione simbolica. Poi iniziamo a scrivere, come sempre, la cosa che abbiamo sempre trovato, l'invocazione verbale. E qui abbiamo in nomine Domini. Noi, leggiamo qua, N, ri, ri così, la i che scende giù, ihu, x, pi, con l'abbreviazione sopra. Queste sono le lettere che leggiamo qua. Quindi non c'è scritto tutto questo ambaradaus che abbiamo scritto, no? C'è scritto solo N. C'è scritto solo no. C'è scritto solo d. C'è scritto solo no. Ri. C'è scritto solo ihu di Jesu. E c'è scritto solo X poi di Cristi, che si scioglie, vabbè, così. Ok, allora qua abbiamo subitissimo il quadragesimo. Secod c'è scritto che è secondo anno imperi i c'è un'altra i imperi ri i Domini, quindi domini. Vai con la musica. Sì, lì, et,
Consto. Men, mense, con questa qua, men, poi ma, c, i, o, qua, rotta, deci, ma è scritto tipo staccato, ind abbiamo visto che significa indizione, qui c'è una lettera distintiva con en egomme. Ah, mele, eh sì, l'abbiamo letto prima. En ego mele, ok, quindi allora vediamo qua che cosa c'è scritto. Quindi abbiamo detto che ci troviamo a maggio, siamo nella quarta decima indizione, quindi la quattordicesima indizione. E siamo nel quarto quadragesimo secondo dell'impero del nostro signore Iasili, che forse è Basili, vabbè, non lo so. Ok. E del nostro signore Costantino. Ci guardiamo, vediamo questi, insomma, questi signori, e possiamo capire in che anno siamo. E secondo quello che ha scritto la Sab, siamo nel 1001. Il calcolo come si fa? Guardando naturalmente agli anni di regno di questi qua. E dovremmo essere nel, mo non lo sappiamo, ovviamente dobbiamo capire chi è. Non chi è? Chi sono questi imperatori qua? Allora, vediamo se c'è scritto qualcosa. Comunque, proviamo a fare il calcolo dell'indizione lo stesso e poi vedremo chi sono eventualmente questi signori. Ok, allora dobbiamo aggiungere le tre unità. Facciamolo 1, 2, 3, 4, 5. Questa operazione. Dobbiamo trovare il resto. 1005 diviso 15.
Allora, prendiamo il 100, quindi dobbiamo scrivere 90. E ne rimane 10. Abbassiamo il 5. Nel 105 quante volte va? 0, quindi l'indizione. Qua quante che abbiamo detto? 14. È la quindicesima teoricamente, perché se è 0. Quindi il calcolo non esce. E allora come dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere l'unità e nello stile bizantino. Proviamo a fare con. Avanza 1, proviamo a togliere 1, qua ho sbagliato, questo è 14. Vabbè, comunque il calcolo esce. Zero, va bene. Risolveremo questo mistero della fede. E l'altro mistero della fede da risolvere è chi sono questi tizi? Gli Asili, che sarà forse Vasili, non lo so, e vabbè, Costantini, poi vedremo i signori a cui facciamo riferimento per calcolarci, insomma, l'anno. Comunque, prestiamo fede a quello che ha detto la SAB e diciamo che il documento è datato qui. La cosa più complicata e più complessa del documento da fare è proprio la datazione, come vi sarete resi conto anche. Relativamente ai contenuti precedenti, che è sempre quella cosa lì sulla quale si hanno molte problematiche. Non avendo contezza del tempo e dello spazio secondo gli antichi, perché secondo gli antichi, certi vecchi antichi, perché appunto vivevano nel loro contesto, diventa un po' complicato comprendere effettivamente la realtà del tempo e dello spazio che nel passato si viveva. Quindi come vedevano loro la realtà rispetto a noi? Vabbè, comunque qua esce 0, il resto è 0. Allora andiamo avanti. Sto dimenticando qualcosa? Sto sbagliando qualcosa? Molto probabilmente sì. Ci sto pensando un attimo. Sto pensando a che cosa potrei non aver considerato qualche minuto.
non lo so che cosa posso aver sbagliato. Boh, lo stile, io credo che sia in stile bizantino ed è l'unica cosa che mi viene in mente. Ok. Questo è, boh. Credo che sia questo, sì, vabbè. Se mi viene in mente qualche altra cosa, la espongo oralmente. Allora, iniziamo. Quindi, en ego, dicevamo, mo qua ci sarà, siccome l'abbiamo visto qua, ma di solito non è dato sapere se tu ti trovi davanti a questo, non è dato sapere che questo si chiama mele, però io lo leggo qua e quindi lo riporto e dico che si chiama mele. Quindi togliamo la tabella del 15. En ego mele. Ora questa B tagliata è figlio. Di chi? Di questo tizio qua e quindi dovremmo trovare teoricamente questo nome. Infatti, co tu i quam et ego Mulier. Nomine Gemma. Tagliata. A, ma, b, o, i, r, o, qui, a, ma, b, o, questa cosa che sembra una u, e, v, allora, questa può essere sia una u che una v, però mi sembra il caso che qui vada la v, vabbè, uxor, e fino a qua ci troviamo. Deci vi vita. Ah, ok, bene. Quindi de ci vit allora de ci vitate. E qua troviamo di nuovo vari, che dovrebbe essere vari, ma non lo sappiamo, però ipotizziamo che sia vari. Vabbè, in ogni caso ci siamo trovati sia la data topica che quella cronica, quindi qua c'è trovati, mo è un parolone perché non è vero, non l'abbiamo mai trovata da soli la data. Mi sono fatta aiutare allegramente dai nostri amici della SAB. Quindi qua scriviamo che ci troviamo quando è che era nel maggio. Così ci fidiamo a Bari. Ci stiamo fidando di quello che ci hanno detto, non lo so, perché il calcolo in realtà sarebbe trovare
Il quarantesimo, quando è che era? Anno? 42esimo anno dell'impero, dell'anno di questi due, Basili e Costantini, quindi questo dobbiamo andare a fare il calcolo, però non lo sappiamo. Ok, e questo l'abbiamo trovato, quindi i coniugi Mele, quelli che abbiamo detto essere gli autori del documento. A più riprese, metto la musica, abbiamo chiamato, questi abbiamo chiamati intitolazione, che di solito si trova nel testo, nei documenti privati ovviamente, non di solito, cioè nei documenti privati di solito si trova nel testo. Andiamo avanti, dobbiamo trovare l'altro tale. Forse. Qualit con un'abbreviazione. Che adesso vediamo. In Dic Civit di nuovo Zi Presenzia. Tei si scrive così, sembra una B al contrario. Allora, S, M, A, Ra, G, Smaragdi. Sarà qualcuno alla presenza di questo tale qua. Li K ri. Questa l'abbiamo trovata più volte di una K. Im P De Alis, mettiamo staccato. Nobiles. Però c'è un'abbreviazione. Subt. Allora, scusatemi un attimo, arrivo subito.
Allora, eccomi qua, scusatemi, tolgo il volume dell'audio, insomma, della voce e cerco di... Speriamo che, insomma, Twitch non mi vieti l'uso della musica. E comunque continuo la trascrizione, però tolgo l'audio.
Allora, eccoci qui. Ordunque, il nostro percorso, o meglio, la lettura di questo documento, verrà da me terminata, la prossima volta, perché ora mi sono un po' stancata, non ve lo nego. Un'ora al giorno toglie il medico di torno, del resto, si dice così? No, sì, no, sì, non lo so. Allora, scriviamo dove siamo arrivati, sì, decisamente, anche perché sono le 5 e tra un po' si lavora, perché mica siamo qui, come dicevano dei vecchi comici molto, 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 molto simpatici, mica siamo qui a pettinare le bambole. Comunque non lo so se questo è un que o un us, perché questi un po' fanno le cose un pochino... Però non lo diciamo ad alta voce. Cioè, scrivono un po' le abbreviazioni come meglio credono, ecco, questo è, però vabbè. Quindi bisogna poi tutto capire, il contesto per capire la parola stessa, appunto. Allora, diciamo così e diciamo che siamo arrivati exactamente qui a Et, giusto? E adesso calcoliamo anche il rigo. E inserisci forma, ma quanto siamo, ma quanto sono tecnologica? Sono arrivata a questo etto. Quanto sono tecnologico? No, contorno, no, nessun contorno. Spessore della linea, il massimo, e qua riempimento, nessun riempimento. Così capiamo che siamo arrivati ad etto. Però adesso capiamo bene il rigo. Quindi siamo arrivati qua, ma que o us, poi vediamo di che cosa stiamo parlando, non lo so. Siamo arrivati qua e scriviamo il rigo di riferimento. Siamo al rigo. C'era citato anche un merging cap, non so se l'avete notato, però era citato anche un merging cap. Siamo arrivati al rigo, vediamo. Allora, et, qui stiamo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No, ma che brutto rigo, rigo 17. No, non mi piace. Ne vorrei fare un altro tipo perché sono molto scaramantica, essendo una vera donna medievale. Magari un giorno sfateremo anche i miti sul Medioevo, come ci ricorda il nostro amato Barbero. Allora, vediamo se il diciassettesimo... Senti, scriviamo 16. Scriviamo fine sedicesimo rigo, nel caso. Così ci togliamo ogni pena e affanno e non possiamo, sbagliarci. Ecco, quindi non possiamo così... Non, scusate, mi sono stata un attimino distratta. Sedicesimo rigo, però alla fine... è così, perché il 17 è anche meno. Allora, no, allora facciamo così, facciamo che scriviamo un altro rigo perché a me questa cosa non piace, del diciassettesimo rigo anche meno, togliamo il nostro amico, et, quindi aspetta, riprendiamo, quindi eravamo arrivati qua, et, sì dai, facciamo quest'altro rigo così poi scriviamo 18, qua eravamo arrivati, ok. Ma vedi un po', ma vedi un po' la scaramanzia. Sotto. Sì. Il nostro fantastico predicti. Predicti o predicto o predicta, poi bisogna vedere. Octo. Urdini, che sono sempre quelli. Urdini, gli 8 urdini li avevamo visti qua, gli 8 urdini, questi sono urdini, quad, ovviamente un quad, un bellissimo quad a nostra disposizione. Allora, questo è un TV, Venun.
Allora, TV, ok, quindi V-E-N-I-M, ok, sono stanca, V-E-N-V-E-N-I-M, Na, dedi, no, ok, perfetto, ben dedi, sì, mi sono decisamente stancata, allora, ben dedi, mus, quindi quello era un mus forse, boh, vabbè, poi vediamo, allora, finesse, prima, dai, rigo a finire, de prima, et, de prima, et, prima, et, seconda. Vediamo giù. Ok, perfetto. Adesso ci possiamo fermare. Siamo al 18° rigo. Non si vede e poi c'è una tia. Parte, ok. Quindi ci siamo fermati a parte. Vine, tueque. Facciamo uno stampo bellissimo, lo appiccichiamo qua. E diciamo che ci siamo fermati qua e adesso vediamo se continuiamo ad alta voce. Quindi siamo arrivati qua. Parte qua. Inserisci forme, cerchietto qua. Poi dobbiamo fare contorno forma, quello più grosso, così lo vedo, che sono pure cieca. Riempimento, ho messo riempimento e siamo arrivati qua e questo dovrebbe essere teoricamente il 18° rigo. Rigo 18, evviva la scaramanzia. Quanto siamo cattolici da 1 a 20.000 milioni? 0, 0, perché sei scaramantica. Vediamo se è giusto che stiamo al 18° rigo. Qua siamo arrivati. Qua. Parte, parte, qua, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, contiamo di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Parte. Ok. Ah, quindi qui siamo arrivati. Parte. Giusto? Giusto. Vediamo quanto manca alla fine. Manca un botto. Questo video sarà diviso. Questa live la divideremo. Live! Questa diretta sarà tipo lunghissima. Nel senso faremo almeno 14 video solo su questa pergamena. Vabbè, però dai, tanto ci divertiamo, insomma, facciamo un po' di esercizio, un po' ci divertiamo e se passa la paura. Quindi siamo arrivati a qua.
questa parte qui. Allora, ok, perfetto. Bellissimo, 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 bellissimo. Mettiamo N eco, dai, mettiamo N eco, facciamo un bello screenshot. N eco, così. Oh, abbiamo anche, si è anche conclusa questa splendida, meravigliosa canzone, questa melodia. Chi se la ricorda? Melody. Che bellitude, che bellitude. Certo che ti diverti proprio con poco, me lo dicono in molti. Boh, io a fare queste cose mi diverto, non so voi. Cioè, proprio mattissime risate per me. Se potessi fare questo nella vita lo farei, però, come dicevo prima, è solo solo divertimento, solo gloria. Non esiste retribuzione in queste tipologie di lavoro, soprattutto di solito se la cantano e se la suonano loro e loro. No, non lo so, in realtà mi sono appena diplomata, sto straparlando, però di solito è così, non sono avvezza. Piccola veduta. Un attimo solo, arrivo subito per salutarvi al meglio. Ok, va bene, allora facciamo che io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qua, ringrazio chi mi ha seguito live e chi eventualmente mi seguirà in differita. Non so come si usa differita, va bene, un bacio e alla prossima diretta. Continueremo da Rigo 18. Ciao.